Siamo al Museo di Reggio Calabria e quest'oggi vogliamo andare a parlare con due nostri carissimi amici che si chiamano Bronzi. Andiamo perché qualcuno, qualche sgarbi di turno, ha detto che adesso che Occhiuto ha vinto, il sindaco di Cosenza, il neo sindaco di Cosenza ha vinto, questi beni monumentali della città di Reggio Calabria, che sono qui nella città di Reggio Calabria, devono essere portati a Cosenza, perché forse Cosenza è più bella e più importante di Reggio Calabria. Un'eresia. Ma andiamo a vedere adesso cosa ne pensano realmente i due Bronzi. Ecco qui il biglietto appena preso. Adesso andiamo a vedere cosa ne pensano i due signori calabresi più eccellenti al mondo. Siamo entrati nella camera dove dobbiamo decontaminare. Siamo entrati nella camera dove dobbiamo toglierci da tutte le impurità. Dobbiamo stare 3 minuti qua dentro. I Bronzi ha detto Sgarbi che le deve portare a Cosenza. A noi invece solta. Come no? L'ha confermato l'altro giorno. Dice, dopo che ha vinto il suo amico Marocchiuto, il sindaco, dice che i Bronzi devono essere portati a Cosenza perché Cosenza è più bella di quello di Reggio. Meritano quella posizione. È impossibile. Sinceramente stonano a Cosenza perché non c'è il mare che c'è qua. L'opera d'arte più bella che c'è a Reggio comunque è il mare e non solo, perciò i Bronzi senza il mare, no. Ciao Bronzo 1, dice Sgarbi che voi qua siete sprecati. Sgarbi chi? Quello delle capre? Mi sposto solo se viene lui a prendermi di peso, se ancora se la regge, perché mi pare che ormai è tutto vucca. Bronzo 2, tu invece che pensi? Se Sgarbi ha il coraggio perché non si mette lui nudo con noi, o si vergogna perché ce l'ha piccolo? È vero che qui dentro morite di noia? Noia? Da mattina a sera riceviamo sempre ospiti, vero Bronzo 2? Vero, puttana da miseria. Chi sono i turisti più strani? Gli italiani. La maggior parte quando entra dice tutto chisto erano e commentano. Uno è senza occhio, l'altro ci manca l'udito, lo splendido dice ucolu è troppo grosso. E i giapponesi invece stanno ora a guardarcila, insomma, io mi rigogno. Un consiglio ai calabresi che decidono di restare. A noi è andata a culo, altrimenti a questa ora guardavamo Crappi con Sgarbi. Ai calabresi dico, imparate ad amare la vostra terra e pulizzate i strati casucchini e erba.